sono delle difficoltà audio, forse proprio nella stessa prospettiva in cui il dialogo tra Gesù e i suoi discepoli evidenzia che tante volte abbiamo un problema di audio, cioè che non siamo veramente aperti all'ascolto della parola che Dio ci dice, perché come questi discepoli, alla luce di quello che era successo, cioè della morte di Gesù, erano in cammino da Gerusalemme verso Emmaus, cioè gli erano andata su. E forse questo riguarda tante scelte della nostra vita, che a un certo punto smettiamo di credere che il Signore provveda, che sia realmente presente. E lui, guardate come si mette in realtà a camminare con noi e ci chiede: tu come leggi queste cose? Che cosa è successo? Ma come, tu solo sei così straniero, gli diciamo. Anche nella nostra preghiera, tante volte gli diciamo: tu solo sei così straniero da non renderti conto di quello che sta succedendo in casa mia, nella mia nazione, nel mondo intero, cosa sta succedendo? Lui te lo chiede: cosa sta succedendo? Come leggi quello che sta succedendo? Allora, è qui che si capisce il volto buio, il volto triste, buio. Erano sfigurati, senza volto. Ecco, che cosa succede quando la nostra speranza è delusa? La nostra speranza muore, implode. In quel momento il nostro volto è buio, perdiamo la faccia, non abbiamo più faccia. Allora, anche se dopo raccontiamo tutto quello che è contenuto nella nostra professione di fede, cioè che Gesù, che aveva compiuto tutti quei segni, è veramente morto, è stato posto nel sepolcro, ma il terzo giorno non c'era più, il sepolcro era vuoto, sì, perché era risorto. E alcune donne l'avevano visto e annunciato, ma non le hanno creduto. Ma non soltanto a donne, non hanno creduto al fatto che tutta la missione di Gesù, tutto il suo camminare sulla terra, era il manifestare la passione di Dio per gli uomini, manifestare l'amore di Dio, che non si ferma al nostro tradimento, alle nostre crocifissioni. Lui non si ferma. E questo è il nostro essere storti, lenti di cuore nel credere alla parola. Non bisognava che tutto questo accadesse? Secondo noi, no. Continuiamo a dirglielo in tanti modi. La nostra tristezza e la nostra disperazione continuano a dire al Signore che no, non è questa la strada che noi vorremmo. Ed è lì il passaggio a cui ciascuno di noi è chiamato, cioè quel passaggio dal nostro dolore, che è un dolore che deriva dalla nostra incredulità a quello che il Signore ci dice come vero bene, è un dolore che man mano che ci mettiamo in ascolto della sua parola inizia a diventare luminoso, a farci vedere che cosa è davvero utile, a cosa ci serve davvero per vivere. Questo dolore è risanato dall'ascolto, un ascolto credente, un ascolto col cuore, come accade a questi discepoli che si lasciano dare anche degli storti, cioè del fatto che la loro fede era appoggiata semplicemente su ciò che desideravano per conto proprio, non un bene totale, pensavano soltanto a un bene egoistico, ai loro calcoli. E qui c'è un ascolto della parola che è quello che possiamo fare noi ogni giorno. Questo è aperto ai discepoli di tutti i tempi. Per questo uno dei due discepoli, vedete, non ha il nome. Uno si chiamava Cleopa, l'altro non è detto come si chiama. Perché? Perché c'è il tuo nome, c'è il mio nome.
E noi chi vuole essere discepolo credente, che si lascia confutare nelle proprie fissazioni, nei propri egoismi, e si lascia rimettere invece in gioco dall'ascolto della parola che gli dà calore nel cuore, calore nella vita. E questo credo che sia il percorso a cui ciascuno di noi è chiamato, per cui è un'occasione di rimettere la speranza in una vera liberazione. Ma poniamocelo anche proprio per il problema che stiamo vivendo ai nostri giorni, la pandemia. Certo, noi preghiamo il Signore che ci liberi da questo male, certo, ma il primo modo per essere liberati da questo male qual è? Semplicemente non guardarlo, non considerarlo, oppure iniziare a mettere in gioco ciò che umanamente possiamo fare, perché il male non fermi la vita. E non si tratta semplicemente di stare a porte chiuse, di chiusi in casa, ma attivare il cuore nelle relazioni, sentire che c'è una conversione che dobbiamo fare. E questo sarà anche il nostro pregare oggi. Chiedere al Signore la sua fedeltà, ma Lui sta chiedendo a noi la nostra fedeltà. I tuoi occhi a quel punto avranno una luce nuova. E anche adesso, anche se lo spezzare del pane sembra non essere per tutti, in realtà ogni volta che si spezza il pane è per l'umanità intera, perché ciascuno sia compagno di questo pane, abbia vita attraverso questo pane. Ed è quello che vogliamo anche noi vivere nell'Eucaristia oggi, che celebriamo per tutti. Chiedere al Signore che con le sue parole continui a scaldare il nostro cuore, che apra i nostri occhi nel riconoscerlo, perché anche se non è visibile, abiti dentro di noi, sia nella nostra vita, ci faccia veramente Suoi discepoli e possiamo camminare come un unico corpo incontro a quest'umanità che ha fame e sete di Lui. Chiediamo l'umiltà del pregarlo, resta con noi Signore. Credo che ogni volta che vogliamo custodire la Sua parola e rinnovare la tua fede nell'Eucaristia, noi gli chiediamo resta con noi Signore. E se Lui resta con noi, non avremo più paura. Il nostro volto acquisterà una luce nuova, avremo la gioia dell'essere anche sua immagine e somiglianza, suo volto per l'umanità. Potremo essere realmente quell'immagine di Dio che si fa vicino al prossimo, ad ogni uomo, e ognuno possa specchiarsi in quegli occhi che è l'amore con cui il Signore stesso ci guarda. Se ci ha chiamato ad essere fratelli è proprio per questo, perché i fratelli non fanno altro che ricordarti che un padre nel suo amore ci genera, ci riunisce e ci sfama.